Coltellata vibrata con forza, le prime risultanze dell'autopsia condotta sul corpo di Roberto Franceschi sembrano avvalorare l'ipotesi di un atto volontario. Un incontro su clima e lavoro, iniziativa della CGIL che riguarda anche temi locali come l'estrazione del marmo, la KME e gli assi viari. La pioggia non ferma la moto merenda, nonostante il maltempo è andata in scena a Palleroso la manifestazione dedicata ai centauri ed ai prodotti tipici. Tennis, Jasmine agli ottavi, la tennista lucchese supera un altro turno agli Open di Losanna. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura torniamo a parlare di quanto accaduto a Lamari venerdì scorso, la morte di Roberto Franceschi, 70 anni, pensionato, che ha perso la vita al termine di una lite nella sua abitazione. C'è stata l'autopsia che ha dato le prime risultanze. Una coltellata vibrata con forza, poco compatibile con l'ipotesi di un movimento involontario. Dalle indiscrezioni sarebbe questa la prima conclusione a cui è arrivata l'autopsia condotta all'obitorio di Lucca sul corpo di Roberto Franceschi, il settantenne rimasto ucciso nella sua abitazione di Lamari al termine di una lite con la figlia Ilenia. Per consegnare le conclusioni complete dell'esame autoptico, il medico legale Stefano Pierotti ha 2 mesi di tempo, ma queste prime risultanze sembrano rafforzare l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario per la quale la donna risulta indagata. Gli accertamenti però proseguono. Il quadro di quanto accaduto comunque appare sempre più definito. Quel venerdì pomeriggio in casa Franceschi era scoppiato un diverbio familiare, sembra riguardante le pulizie di casa. Ilenia, 44 anni, stava maneggiando un coltello per pulire la verdura. Le indagini sono dirette a chiarire se la ferita mortale al torace del pensionato sia il frutto di un movimento accidentale, come sostiene la figlia, o se invece si sia trattato di un gesto volontario, come invece sospettano carabinieri e procura. Pochi secondi di follia che hanno segnato per sempre un'intera famiglia. Parliamo adesso delle mura urbane di Lucca, perché il Comune ha annunciato che saranno abbattuti 11 alberi sulle mura. In particolare si tratta di 7 olmi morenti sul baluardo San Salvatore e 4 già secchi sulla piattaforma San Frediano, colpiti tutti dalla grafiosi, che è un fungo che infetta appunto le piante di olmo. Rimaniamo a Lucca, ma andiamo alla sede della CGIL, dove è stata presentata un'iniziativa che riguarderà il rapporto spesso conflittuale tra le esigenze ambientali e quelle del lavoro. Clima e lavoro verso un'economia sostenibile. Questo è il titolo dell'iniziativa che si terrà il 18 luglio all'auditorium della Fondazione Banca del Monte, promossa dalla CGIL in collaborazione con Earth Strike Lucca e Fridays for Future e l'associazione Equinozio. Un confronto aperto che vedrà la partecipazione tra gli altri di 2 docenti universitari di Pisa, Simone D'Alessandro di Economia Politica e Matteo Villa di Sociologia Economica, e le conclusioni della segretaria confederale CGIL Gianna Fracassi. Si prospetta un incontro interessante perché sul tavolo ci sono anche temi strettamente locali che sono esemplari delle esigenze, spesso almeno apparentemente conflittuali, tra lavoro e sostenibilità ambientale. Il segretario generale provinciale CGIL, Rossano Rossi, ha citato le cave di marmo sulle Apuane, gli assi viari e il progetto del gassificatore alla KME. Temi complicati per i quali le risposte non sono semplici, in particolare la questione KME. Rossi ha detto che la CGIL non appoggerà la realizzazione del nuovo impianto senza garanzie complete sull'ambiente e che non è accettabile la posizione di chi dice o si fa il pirogassificatore o si chiude. Noi sappiamo bene quanto è importante i posti di lavoro in un posto come Fornaci di Barga, 600 posti diretti più gli indotti e tutto il resto sono importantissimi, però sappiamo altrettanto bene, e la storia passata e recente ce la insegna, che o troveremo delle soluzioni sostenibili, totalmente sostenibili dal punto di vista ambientale, o non ci sarà possibilità di andare avanti. Quindi l'idea di dire o il pirogassificatore o nulla a noi non ci va bene. Sugli assi viari il sindacato esprime un'opinione contraria, almeno sul progetto che è stato presentato.
A noi ci sembra un progetto troppo impattante sulla quale non siamo d'accordo. Noi non diciamo che non devono essere fatti gli accorgimenti per agevolare la viabilità. Però l'idea di un serpentone di cemento armato che attraversa tutta questa valle ci spaventa da questo punto di vista. Quindi, ripeto, si può lavorare anche rispettando l'ambiente. A Fornaci di Barga, a Lucca, sulle Apuane, dappertutto. Ripeto, è importante che non si facciano, che non si trovino soluzioni affrettate e che non rispettino questi parametri. Se non è così, non c'è futuro. Ci spostiamo adesso a Barga, dove proseguono le iniziative, le celebrazioni in occasione dei 200 anni dalla nascita di Antonio Mordini. In occasione del bicentenario della nascita di Antonio Mordini proseguono a Barga le iniziative che intendono ricordare questo illustre concittadino, che non solo ebbe un ruolo importante nel movimento garibaldino, ma successivamente ha rivestito incarichi di primo piano nei primi governi del Regno d'Italia. Sabato scorso, presso la Fondazione Ricci a Barga, si è parlato dell'illustre politico barghigiano in un convegno che ha visto una buona partecipazione di appassionati di storia. Era presente anche il nipote Leonardo Mordini. L'incontro, aperto dai saluti del sindaco Caterina Campani, che poi è proseguito con l'intervento di Cristiana Ricci, presidente della Fondazione, ha introdotto il professor Marco Angella, studioso e appassionato di storia locale di Pontremoli. Nel corso di alcune ricerche ha scoperto un legame diretto tra il senatore Antonio Mordini e un altro illustre Mordini di Pontremoli. Sì, esatto, io sono partito come studioso di storia locale partendo da un vicario regio di Pontremoli dal 1778 al 1782, Pietro Mordini, e facendo ricerche all'archivio di Stato di Firenze ho trovato che questo Pietro Mordini era il fratello del bisnonno del patriota Antonio Mordini. E poi mi sono soffermato sulle origini della famiglia, ho cercato di trovare altri manoscritti che potessero documentare la questione della famiglia Mordini. Infatti, Pietro Mordini ebbe un ruolo di primo piano nella vita di Pontremoli, dove ricoprì anche il ruolo di regio vicario generale, incarico di grande prestigio, con anche funzioni di giudice. Nel corso dell'incontro il professor Angella ha inoltre confermato la provenienza della dinastia Mordini da Firenze, avendo rinvenuto documenti relativi al 1555 che confermerebbero la provenienza del casato Mordini dalla città dei Medici. Torniamo a Lucca, dove è stata presentata un'iniziativa in favore delle ragioni dell'accoglienza. Sono 27 le associazioni laiche e religiose locali che aderiscono all'iniziativa dal titolo Insieme nella condivisione, in favore dell'accoglienza di chi è costretto a fuggire dalla propria terra per guerre, emergenze climatiche o persecuzioni. Il programma della manifestazione, che si svolgerà il 17 luglio a Lucca, in piazza San Michele, a partire dalle ore 19, è stato illustrato dagli organizzatori. In programma ci sono 4 flash mob ed una cena autogestita. L'obiettivo, è stato detto, è quello di rilanciare una discussione che ormai, anche a causa di molte false notizie che girano sulla rete, sembra avere un'unica direzione, cioè quella di demonizzare gli immigrati. Bisogna invece far prevalere il diritto alla vita e il motto degli organizzatori è prima le persone invece che prima gli italiani. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare un segnale, di essere visibili nel dire che non tutti sono allineati con le misure del governo, con i respingimenti in mare, con il rifiuto dell'altro che arriva. E quindi vogliamo significare tutte le associazioni che sono promotori di questa iniziativa nel dire che c'è un'altra società che non è d'accordo con le misure del governo e che vuole invece rivendicare il diritto umano prima di tutto. Tra le associazioni promotrici ci sono l'ARCI, la Caritas, i sindacati CISL e CGL, la Città delle Donne. Il Comune di Lucca ha dato il proprio patrocinio alla manifestazione. Adesso ci spostiamo in Garfagnana per la moto merenda che è andata in scena a Palleroso nonostante il maltempo. Ci si è messo il tempo ad ostacolare l'edizione 2019 della moto merenda del contadino a Palleroso. Proprio nel momento clou della bella manifestazione è arrivata la pioggia insieme al vento e questo ha scoraggiato un po' la partecipazione numerosa invece negli scorsi anni. Comunque sia, alla fine non sono mancate le moto, quelle dei centauri più coraggiosi che hanno tenuto duro, ed anche un po' di gente che ha preso parte all'interno del grazioso paese di Palleroso alla merenda del contadino, dedicata anche ai non centauri. Vista la ridotta partecipazione al raduno, quest'anno non è stato ovviamente battuto il record del cosiddetto cantico dei motori, il minuto a tutto gas delle moto partecipanti al raduno,
che dopo le benedizioni di padre Giampaolo Salotti hanno scatenato l'inferno, fermandosi comunque a 99.5 decibel, ben al di sotto del record che si vorrebbe superare da anni e che è di 120 decibel. Comunque sia, è stato rispettato di certo lo spirito della giornata che, come sempre, ha unito motociclismo e passione per i motori alle più belle tradizioni garfagnine, grazie all'impegno di tutto il paese di Palleroso che nel piccolo borgo medievale ha riproposto antiche tradizioni gastronomiche davvero molto apprezzate da tutti. Tempo non tempo, insomma, va detto che questa piccola comunità è una realtà da incorniciare, un borgo che ha una bomboniera e che gode di una vista mozzafiato sul fondovalle. E poi c'è la sua gente, ospitale, cordiale, gentile e sorridente, semplice e schietta e quindi autentica. Gente soprattutto unita, cementata dall'amore per il suo paese e le sue tradizioni, che con orgoglio si mostrano in occasioni come quella di domenica, che ormai si ripete da tanti e tanti anni. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità, poi torniamo con lo sport.